Ehi là, buongiorno, benvenuti e bentornati in questo nuovo video dopo la pausa estiva, anche se abbiamo già ricominciato con le letture di agosto. E visto che ho passato l'inferno a leggere questa saga terrificante, andiamo a parlarne. Prima di iniziare però vi ricordo di andare a guardare il link qui sotto in descrizione, seguirmi sugli altri miei social e se volete acquistare qualcosa, spero non The 100, ci sono i link di affiliazione qui sotto, compresa la pagina Ko-fi e il link di Tostadora con il codice sconto. Era da un po' di tempo che volevo fare un video di libri terrificanti, ovvero le letture bruciate. Stavolta non me le sono andata a cercare, ma mi è capitato tra capo e collo The 100. Per chi ancora non lo sapesse, The 100 è la saga di Kes Morgan, teoricamente distopica e fantascientifica, in pratica un lungo e terribile romance young adult. Il primo libro è uscito nel 2013 e i successivi tre sono usciti nel 2014, 15 e 16. Prima ancora che uscisse il primo libro, Jason Rothenberg aveva iniziato a lavorare alla trasposizione televisiva e infatti la prima stagione della serie TV è uscita nel 2014 e grazie a Dio non c'entra assolutamente niente, anche se mi ha tratto in inganno perché la serie TV è veramente bella e mi ha portato a leggere i libri e a devastarmi la vita. Infatti devo ancora leggere il quarto libro e sto rimandando a più non posso. Questi libri sono dalle 300 alle 400 pagine, scritte in maniera talmente banale e noiosa che se uno ci si impegnasse in 3 ore avrebbe finito il libro. Il problema è che rimanere concentrati in queste cavolate per 3 ore diventa veramente dura. E sì, dovrei dire che se a qualcuno è piaciuto il libro non ho intenzione di offenderlo, quindi evitate di offendere me qui sotto, grazie. Visto che sarà un video lunghissimo, iniziamo subito e non perdiamoci in chiacchiere. Io mi sono scritta il riassuntino di questo libro, ma a una certa ho iniziato a scrivere direttamente sul libro e quindi cercherò di recuperare anche quegli appunti e di prendervi le parti più terrificanti. Quindi iniziamo subito e vediamo di cosa stiamo parlando. Inizialmente i miei appunti servivano per mostrare le differenze tra il libro e la serie TV. Poi mi sono resa conto che già a metà del primo libro non c'entrano più niente l'una con l'altra, quindi se siete curiosi di sapere le differenze, basta ascoltare questo video e in breve capirete che cosa non è successo nei libri praticamente. Il libro è diviso in capitoli, ogni capitolo è dedicato a un personaggio. In particolare i quattro che parlano sono Clark, Bellamy, Wells e Glass, che su Wikipedia era venduta come quella che rimane sull'arca e ci mostra ciò che succede. In pratica è una spina nel fianco che ha una storia imbarazzantemente inutile e quindi poteva non esistere, che sarebbe stato uguale. Il libro si apre con Clark che si trova già al centro di detenzione. A parlare con lei ci sta andando il dottore con cui faceva il tirocinio, un amico di famiglia dei suoi genitori. Scopriamo quindi che entrambi i suoi genitori sono stati giustiziati, lei si era, diciamo, opposta e per questo era stata mandata nel centro di detenzione. Il dottore le dice che grazie proprio ai suoi genitori sono riusciti ad andare avanti nelle scoperte che stavano facendo e di tutta risposta Clark gli dà un pugno. E dopo viene sgomberato il centro di detenzione perché stanno per essere portati sulla navicella che li porterà sulla terra. Prima di ciò però voglio specificare che nelle prime pagine si dice che Clark senta delle voci. Non si capisce se le sente perché le sente da tutta la vita o se è ammattita nel centro di detenzione. Fatto sta che tanto non verrà più tirato fuori per il resto del libro. Se avete visto la serie TV, l'arca sembrava gestita in maniera che tutti avessero le stesse risorse e tutti erano utili e nessuno veniva trattato peggio degli altri. In questo folle universo invece ci sono 3 arche, una in cui vivono i ricconi e altre 2 in cui ci sono persone che vengono trattate a pesci in faccia. Infatti hanno pochissime risorse, hanno lavori degradanti e saranno i primi che verranno sacrificati senza troppe remore. Conosciamo quindi Wells, il figlio del cancelliere, e che sarà mandato sulla terra perché 6 settimane prima, quando aveva saputo che ci sarebbero
sarebbe stata questa missione, ha deciso che voleva andare con Clark e ha pensato bene di dare fuoco all'albero della vita che si trova sulla navicella. Praticamente nella serie si vede un bonsai, nel romanzo è praticamente un albero enorme cresciuto dentro una stanza per 300 anni, da quando sono partiti dalla Terra. E qui ci troviamo alla partenza, dove appunto Bellamy scopre che stanno partendo, da dove, e per raggiungere sua sorella ruba una pistola a una guardia e prende in ostaggio il cancelliere, però non vuole spararli veramente, ma un'altra guardia, cercando di fermarlo, gli fa partire un colpo e colpisce per sbaglio il cancelliere. E ora veniamo al personaggio inutile, Glass, che si trova nella navicella e, visto il bordello che sta facendo Bellamy, prende, si alza e scappa. Scappa, si infila in un condotto per l'aria e si intrufola nella parte povera dell'arca, che in realtà non viene chiamata arca nel libro, ma io ho visto prima la serie e quindi vi dovete tenere arca. Questa parte di nave si chiama Walden e appunto ci vivono i disadattati, evidentemente, e non si possono accoppiare con quelli della Fenice, che è la parte ricca, e siamo subito trasportati in una versione imbarazzante di Titanic. Fatto sta che Glass va a bussare al suo ex e lo trova con la sua migliore amica. Tan tan tan, e già partono i drammi adolescenziali. Tra l'altro, appunto, veniamo a sapere che quando c'era stato l'inverno nucleare ed erano partiti con la navicella, soltanto le persone sane erano ammesse a bordo, però alcune con qualche patologia o malattia si erano infiltrate ed erano state relegate nella Walden, e ci dice che queste persone vengono trattate talmente bene che se per caso scoppia un'epidemia di qualsiasi genere nella nave, la gente viene mandata nella Walden, viene sigillato tutto e li lasciano nel loro brodo praticamente. Arrivano sulla Terra, Clark inizia a curare i feriti, non ci sono morti per l'atterraggio e le provviste vengono sparse per metri dalla navicella, non si sa perché non fossero chiusi da qualche parte, ma va bene. Intanto Clark va in crisi perché non trova la cassetta del pronto soccorso. Torniamo nel suo passato, visto che ci sono vari flashback in cui scopriamo qualcosa dei protagonisti. Vi dico già che la maggior parte sono inutili, neanche ve li riporto. Ci troviamo nella casa, nell'unità abitativa di Clark e dei suoi genitori. I suoi genitori sono usciti la sera, non si sa quali attività ludiche ci siano la sera sulla navicella, visto che è impostata come una base militare praticamente, ma va bene. E Clark si sveglia e sente dei rumori, scopre che nel laboratorio dei suoi genitori ci sono un sacco di letti con un sacco di bambini attaccati ai monitor, e in breve capisce che i suoi genitori stanno effettuando degli esperimenti su dei bambini sugli effetti delle radiazioni per capire se non sarebbero potuti tornare sulla Terra e come fare a resistere alle radiazioni. Sulla Terra alla fine muoiono 3 persone di 100, ma comunque in questo libro sembra sempre che ci siano 4 persone e non 100, ma va bene. Wells inizia a pensare tra sé che è colpa sua che siano stati mandati lì e che la gente stia morendo per la mancanza di ossigeno sulla navicella. Ma per ora lasciamo Wells per conto proprio e guardiamo un attimo come se la cavano Bellamy e Octavia. Octavia si è slogata una caviglia, Bellamy vorrebbe prendere e andarsene per conto proprio, visto che sono in mezzo a un branco di criminali, va bene. E scopriamo che deve essere successo qualcosa alla madre di Bellamy e Octavia, in futuro scopriremo che è morta. In ogni caso, i due vivevano in una comune insieme ad altri bambini orfani, visto che i genitori che facevano più di un figlio venivano giustiziati, quindi il mondo è pieno di orfani. Torniamo sulla navicella, in cui Glass parla col suo ex, il suo ex l'aiuta a togliersi il braccialetto per la geolocalizzazione e poi se ne va da sua madre. Sua madre l'accoglie in casa e le dice che il cancelliere è in rianimazione e che per ora ha il controllo il vice cancelliere Rose. E facendola molto spiccia si capisce che sua madre se lo fa e quindi le fa dare il perdono. E tutto ciò che è interessante di questa storia va a farsi benedire. Ciao ciao Glass, torniamo sulla Terra. Tra l'altro io potrei mettere in ordine tutti questi capitoli e farvi un resoconto di cosa succede a uno all'altro all'altro in maniera di per fare un discorso più interessante, però è che voglio farvi capire di quanto si balzi dall'uno all'altro
e quanto non siano collegati tra loro i capitoli e quanto risulti quindi noiosissimo. E infatti adesso passiamo a Clark che torna sulla storia dei suoi genitori e scopriamo che li aveva affrontati e che loro avevano detto che stavano lavorando per il vice cancelliere Roth e che li aveva obbligati a fare questi esperimenti. Mi sembra tanto una cagata, ma evidentemente sarà così. Se nella serie sono tutti improntati nell'andare verso Mount Weather, perché lì ci dovrebbero essere delle risorse, nel libro non sembrano essere stati preparati per niente. Praticamente hanno tre pacchetti in croce di cibo liofilizzato che sta già per finire. E quindi Bellamy se ne va nella foresta da solo, vede delle impronte di animali e inizia a cercare di imparare a cacciare. Intanto, mentre Bellamy si fa gli affari suoi cercando di procurarsi del cibo, Wells inizia a litigare con Graham e Asher, che sono due ragazzini della Walden o dell'Arcadia, boh, chi se ne frega. E che semplicemente gli mettono i bastoni fra le ruote per qualche pagina e poi ci dimentichiamo anche di loro. Letteralmente nel libro vengono nominate delle persone che però non vengono caratterizzate per niente e rimangono letteralmente solo nomi su un foglio che fanno due o tre cose per un paio di pagine e poi ce ne dimentichiamo perché non servono più. Partono i pipponi adolescenziali perché Bellamy inizia a interagire un po' di più con Clark. Bellamy nel bosco ha visto i rottami della loro navicella, quindi si mette d'accordo con Clark per andare a vedere se riescono a recuperare qualcosa come la cassetta del pronto soccorso, visto che Clark sta curando tutti con lo sputo fino a quel momento. Poi parte un discorso con un'amica di Clark che condivideva la cella con lei, che le dice che Wells è andato lì solo per lei, perché la ama e quant'altro. Bellamy è tornato con un cervo a due teste, si chiedono se sia commestibile o meno, ma visto che l'alternativa è morire di fame, a sto punto meglio morire per la carne di cervo. Wells inizia a fare il buon samaritano, prende dei pezzi di carne e li distribuisce a tutti. Ora non si capisce come 100 persone abbiano mangiato con un solo cervo. Intanto Octavia lo spinge a prenderne un pezzo anche lui, perché poverino, sai, lo stai dando tutto agli altri e a te niente, povero uomo, poverino. Bellamy se ne torna nel bosco, seguito da Clark, che non vuole aspettare neanche un secondo di più per andare a cercare i rottami della nave. E nonostante questo Bellamy abbia ammazzato quasi il cancelliere, nessuno gli dice niente. Si sono dimenticati tutti di questa piccola questione. Alla fine riescono a trovare la cassetta degli attrezzi e Clark salta letteralmente al collo di Bellamy per ringraziarlo. Che uomo fortunato! Siamo al secondo giorno sulla Terra e finisce così. Quando alla fine lui la rimise coi piedi per terra, non lasciò andare la stretta, al contrario, la attirò a sé e la baciò senza darle nemmeno il tempo di riprendere fiato. Una vocina nella mente le disse di fermarsi, ma fu sopraffatta dall'odore della sua pelle e dalla pressione del suo corpo. Gli ormoni che sono arrivati al cervello, neanche fosse una mucca in calore, perfetto. Clark si sentì sciogliere fra le sue braccia, si abbandonò al bacio. Bella mi sapeva di gioia e la gioia aveva un sapore migliore lì sulla terra. Ora. Io voglio dire, state per morire di fame, avete gente da curare, non vi conoscete neanche, ma com'è possibile che state lì a limonare? Cioè, un attimo, avete appena letteralmente perso tutto il vostro mondo perché fino a quel momento avete vissuto su una navicella, vi trovate in mezzo alla natura selvaggia con animali a due teste e conigli strani, e la cosa che vi viene più in mente da fare è pensare a limonare. Tra l'altro, hanno parlato della relazione tra Wells e Clark come se fosse la prima cosa che ti viene in mente. Tra tutte le priorità che ci sono in quel momento, ti viene in mente a chiedere: ma cosa c'è tra te e Wells? Va bene. Torniamo sulla navicella da glass e scopriamo che era stata messa in isolamento perché era stata trovata incinta. E io voglio dire, tu hai secoli in cui il controllo delle nascite è tipo un attimino importantino perché è su una navicella in mezzo allo spazio e le risorse sono tipo limitate e non hai pensato a nessun modo per evitare gravidanze se non quello di dire agli adolescenti di non fare sesso. Io voglio dire, secondo me non funziona, però ditemi voi, le scienti che rimangono incinta vengono isolati e poi ammazzati perché dopo l'isolamento non c'è molto altro e io voglio sapere chi è che vive in questa
società, perché non ci rimarrebbe più nessuno. Comunque, va bene. E torniamo nei nostri boschi, nei meandri dell'assurdità, e vediamo Wells insieme a Octavia, che aveva una caviglia da solo gata, ma ce lo siamo dimenticati, perché letteralmente sembrano passati 2 giorni, che vanno a prendere l'acqua nel bosco da un ruscello e scorgono Clark e Bellamy che limonano duro. Tra l'altro scopriamo da Wells che i genitori di Clark stavano facendo esperimenti con dei bambini non registrati, ovvero che sono nati fratelli di qualcun altro, quindi bambini che non dovevano esistere. Più avanti si scoprirà che uno di questi bambini era in orfanotrofio insieme a Octavia. I bambini che vengono messi in orfanotrofio e quindi sono affidati alla giurisdizione dell'arca stessa non possono essere non registrati, perché tu li stai letteralmente accudendo, cioè come se diventassero tuoi figli, quindi come minimo li devi registrare e dare un passaporto. Invece a quanto pare assolutamente no. Tornano all'accampamento con i farmaci e Clark lì fa la prima dose. Fa la prima dose, che vuol dire? Clark dà la prima dose di antibiotici alla sua amica, quella con cui parlava di Wells e delle loro cotte, e poi è stremata e si addormenta. Quando si sveglia la cassettina è sparita e, visto che nella tenda c'era solo Octavia, va da Wells e praticamente accusa sua sorella e quindi litigano. E come risponde Bellamy? Prende e se ne va nei boschi. Quando Bellamy torna dai boschi, trova in mezzo alla radura Octavia che è per terra in lacrime perché è stata accusata di furto. E ora, porca miseria, mi mancano dei pezzi di appunti che non ho ricopiato. Torniamo un attimo da Glass, sempre per spezzare la trama e perdere ogni interesse per qualsiasi cosa avvenga, e vediamo che prima che la sua gravidanza venisse scoperta era andata in casa di Luke, il suo ragazzo Waldenita, che non doveva stare con lei assolutamente, e rischia di essere molestata dal suo coinquilino che verrà poi giustiziato, perché quando Glass viene scoperta incinta vogliono sapere assolutamente chi è il padre e lei fa il nome di sto qui e lo fa ammazzare perché ha più di 18 anni. Octavia viene confinata nella tenda per essere tenuta sotto controllo, come se la prima volta avesse avuto un senso. Talia non sta rispondendo agli antibiotici, quindi Clark pensa di andare nella foresta a cercare qualche pianta per curarla. Così sono passati 300 anni da quando loro hanno lasciato la terra, quindi qualsiasi informazione loro avessero sulle piante officinali può ritenersi superata, perché sicuramente dopo un inverno nucleare le piante sono mutate, quindi non sai più quale effetto fa qualcosa, quindi rischi di ammazzare la gente. Però va bene, Wells vuole andare con lei, Clark parla l'offesa praticamente, gli dice: ah, vuoi aiutare come mi hai aiutato sulla nave a uccidere i miei genitori? Certo, grazie. Clark se ne va da sola per il bosco, vede quella che credo fosse una chiesa abbandonata e praticamente mezza ricoperta dalla terra, e ci entra da una finestra e rischia di ammazzarsi perché il corridoio su cui sta appoggiando i piedi crolla. Ma per fortuna arriva Wells a salvarle la vita. Clark ha appena rischiato di morire. La cosa che pensa Wells mentre la tiene abbracciata, perché l'hai appena salvata dalla morte, è: il sollievo si trasforma in gioia. Forse aveva l'opportunità di riconquistarla. Forse lì, fra le rovine del vecchio mondo, poteva esserci un nuovo inizio. Un branco di scimmie rapate, non importa cosa stia succedendo, l'unica cosa che riescono a pensare è al mettersi insieme a qualcuno. Bellamy non sta andando a caccia, un po' perché vuole tenere sott'occhio l'infermeria in modo che nessuno potesse fare male a sua sorella, e un po' perché ha deciso di farli crepare tutti di fame perché nessuno si è dato la pena di imparare a cacciare un attimo. Siamo alla fine del libro e, nonostante la sensazione è che siano letteralmente passati 3 giorni, e in realtà il libro successivo si chiama Day 21, quindi vuol dire che questo finisce dal giorno 21. Come sia possibile? Non lo so, me lo devono spiegare. Questa presa di coscienza dura 2 secondi e dopo Bellamy se ne va nel bosco e trova appeso a un ramo un nastro rosso che aveva regalato lui stesso a sua sorella, e nella cavità dell'albero trova le medicine e quindi capisce che forse sua sorella gli ha mentito. Octavia era stata accusata di essere una tossica perché aveva già avuto problemi quando era sulla nave, e quindi: oh mio Dio, è una tossica e sta rubando le medicine. Quindi
Bellamy torna alla sua sorella, tra l'altro ha fatto anche la cosa trashissima di fargli chiamare con le iniziali e basta, quindi tipo piantala con le stronzate, oh taglio corto lui, ora finisci pure di intrecciarti quei dannati capelli mentre una ragazza sta morendo sotto i tuoi occhi. Octavia, che ha la capacità di discernimento di un pulcino morto, gli dice guarda la ragazza che sta morendo, gli dice ma non pensavo fosse messa così male. Infezioni del sangue, sai, antibiotici. Che poi che cazzo si fa con gli antibiotici? Ma che sballo ti dovrebbero dare gli antibiotici? Vabbè, neanche fosse la morfina, non importa. Vabbè, è fatto sta, scopriamo che Ottavia rubava le pillole per dormire, però qua si sta parlando di antibiotici, quindi... Vabbè. E Bellamy la convince a restituire le medicine. Quindi Octavia prende e riconsegna le medicine. Clark vuole darle una seconda possibilità. Molti vogliono condannarla a morte. E Wells interviene perché è diventato il capetto di sto cavolo e dice che sulla nave c'era bisogno di ammazzare le persone perché non c'era spazio per tutti, e quindi i crimini di qualsiasi genere finivano con la condanna di morte, ma qui non c'è bisogno, e propone di bandirla, il che vuol dire anche bandire Bellamy, perché senza Octavia Bellamy lì non ci sta. Peccato che Bellamy sia tipo l'unico che sappia cacciare, quindi state mandando via l'unica persona che mi procura il cibo, però va bene. Cura finalmente la sua amica, e l'unica cosa che sta qua, che sta morendo da 2 settimane ormai, le riesce a dire è che dovrebbe andare da Wes perché lui la ama e anche lei lo ama, e quindi tutti felici e contenti. Tra l'altro Clark era incavolata con lui da mesi, ma in un secondo le è passata. Wes ti ama, niente di quello che puoi dire o fare gli farà mai cambiare idea. Che una certa, questo si chiama stalking comunque. Clark aveva detto a Wells cosa stavano facendo i suoi genitori. Wells, che non si sa tenere niente in bocca, lo è andato a riferire a suo padre. I 2 scienziati sono stati condannati e il cancelliere ha deciso che anche una ragazzina di 16 anni, no, quasi 18 forse, vabbè, una ragazzina di 17 anni doveva essere accusata per complicità. Solo perché aveva scoperto il laboratorio e non aveva detto nulla. Ora, cioè, tu capisci che una ragazzina di 17 anni che scopre che i suoi genitori stanno facendo esperimenti su delle persone, forse non li va a denunciare così. È ovvio che aspetti, no? Che cacchio la denuncia fare? E vabbè, e quindi Clark è stata accusata e condannata per complicità quando in realtà non era neanche maggiorenne, non ha senso, comunque va bene. Wes chiede scusa a Clark per aver parlato con suo padre e nel giro di 30 secondi iniziano a limonare. La familiarità della sua lingua, il sapore della sua bocca la spinsero ad attirarla a sé con maggior trasporto. Praticamente il giorno prima stava limonando con Bellamy e adesso è già con Wells. In quel momento non esisteva nessun altro, erano gli unici 2 esseri viventi sulla terra, proprio come Wells aveva sempre sognato. Santo Dio. Torniamo alla navicella e scopriamo che c'è una festa della cometa. Passa una cometa e loro devono guardarla. E letteralmente qua ci troviamo come nella scena di Titanic in cui Rose se ne va alla festa nel piano dei disagiati. Infatti praticamente nella Fenice, la parte ricca, c'è tutta la festa impostata con tutti che se ne stanno lì a fissare il cielo e basta. E poi invece va nella Walden e trova gente che fa festa, che balla. Sul ponte di osservazione della Fenice sarebbe calato un silenzio reverenziale mentre tutti aspettavano il passaggio. Lì invece i bambini ridevano e saltavano e una coppia di teenager faceva il conto alla rovescia ad alta voce. Fatto sta che con la cometa che sta passando le chiede di sposarlo. Come? Non ne ho idea. Non è chiaro. La cometa si vede anche sulla Terra. Bellamy lascia sua sorella a dormire perché sarebbero dovuti partire il giorno successivo e se ne va nel bosco al buio per vedere il passaggio della cometa. Quando torna però all'accampamento, l'accampamento è in fiamme e non trova più Octavia. Ovviamente può succedere una cosa nel giusto senza che crolli il mondo, no? Dall'incendio nell'accampamento passiamo al capitolo di Clark che inizia con per un certo lasso di tempo, tra parentesi, minuti, ore, non avrebbe saputo dirlo con precisione, tutto quello che Clark sentì fu il battito dei loro cuori e l'ansito dei loro respiri. D'un tratto nella radura venne un grido che squarciò la quiete.
perché vabbè, Clark e Wells si separarono e balzarono in piedi, evidentemente erano un po' occupati, e vedono anche loro che l'accampamento sta prendendo fuoco. Clark pensa a Talia che è ancora nell'infermeria, vuole salvarla ma è tutto in fiamme, quindi Wells le impedisce di andare a salvare Talia, la tenda crolla su se stessa e Talia muore. E Clark se la prende di nuovo con Wells dicendo che deve decidere tutto lui e che è colpa sua se la gente intorno a lei muore, va bene. E in questo capitolo, tra i bambini a cui i suoi genitori facevano delle sperimentazioni, c'era una certa Lily. E Clark ci aveva fatto amicizia e le sue condizioni erano peggiorate un giorno dopo l'altro, e alla fine Clark l'aveva uccisa. Torniamo nella navicella. Glass e Wells si stanno salutando per andare ognuno al proprio alloggio e non fanno letteralmente in tempo a separarsi che suona l'allarme, e tra la Fenice e la Walden cala un muro di plexiglass per fare in modo che sulla Walden finiscano l'ossigeno mentre sull'Arcadia ne rimanga ancora. Praticamente condannano della gente a morire così gli altri vivono. Abbiamo detto che la Walden era separata dall'Arcadia con porta tenuta stagna per tenere l'aria dell'Arcadia nell'Arcadia e quella della Walden nella Walden. Però Glass riesce a raggiungere la Walden attraverso il condotto dell'aria che non è stato sigillato. Ora, un minimo di conoscenze base della chimica e della fisica ti fanno capire che, come dire, se da una parte c'è la porta tenuta stagna ma dall'altra il passaggio è aperto, non è che rimangono separate le due aree solo perché l'hai deciso tu. E quindi Glass raggiunge il suo amore della vita. Ora, Wells dopo il processo aveva tentato di far cambiare idea al padre ma non c'era stato verso, e a Clark mancavano 6 mesi per compiere i 18 anni, e in quel momento nessuno dei ragazzi con più di 18 anni veniva perdonato, venivano tutti ammazzati, voglio dire, fallo prima che almeno consumano meno ossigeno. In ogni caso, Wells riesce a sentire un discorso tra suo padre e il vice cancelliere e scopre che c'è questa missione per mandare i 100 sulla Terra, però non è ancora così urgente. Quindi cosa fa? Decide di accelerare le cose rompendo un sigillo che teneva l'aria dentro, e quindi praticamente condanna l'intera colonia per far accelerare la missione e salvare Clark. Questo è il capo che tutti noi vorremmo. Arriviamo da Bellamy che sta cercando come un disperato Octavia e che non la trova. Quindi Bellamy torna indietro, chiede aiuto a Clark e vanno per i boschi a cercare Octavia. E iniziano a trovare segni di lotta sul terreno. E si spingono ancora avanti e trovano un frutteto. Un frutteto bello ordinato, con gli alberelli tutti ben curati e ben tenuti. Vabbè, Clark a quanto pare prende una mela e la mangia, e parte il discorso di Bellamy. Pensi anche tu quello che penso io? Chiese Bellamy, e Clark guardò la sua parte. Mentre lei era intenta a masticare, lui aveva cominciato a usare un ramo caduto per misurare la distanza dei tronchi. Anche lì, che cazzo, non lo vedi che sono tutti equidistanti? Ti serve un tronco per misurare, perché se a uno manca un centimetro allora è naturale, se no l'ha fatto l'uomo, se sono precisi millimetrici. A dir la verità non stavo pensando a niente, se non a questo sapore delizioso, ammise Clark abbozzando un sorriso. Ma Bellamy non la prese in giro né si mise a ridere. Continuava a fissare gli spazi regolari fra gli alberi. Cristo, non saresti da prendere in giro, saresti da picchiare, Clark. Non sono sopravvissuti al cataclisma e non sono cresciuti così spontaneamente, mormorò lui pensieroso, il tono che lasciava trapelare un misto di stupore e paura. Prima ancora che finisse la frase, Clark intuì cosa stava per dire. Qualcuno li ha piantati. Clark, tu dovresti essere quella intelligente, ti sei dimenticata qualcosa? E torniamo a Wells e concludiamo questo primo libro. L'incendio evidentemente è stato domato, stanno ricostruendo l'accampamento in maniera un po' più precisa, regolare e duratura. Wells è diventato ufficialmente il capo di sta cippa e se ne va dai boschi pensando a quanto sia stato doloroso vedere Clark che si allontanava nei boschi con Bellamy. E ci chiediamo tutti che cacchio di problemi abbia Wells, perché fino a questo momento in realtà ci ha raccontato che era andato sulla Terra con Clark
per proteggerla, visto che era finita in prigione per colpa sua, non per riconquistarla, amico. Wes torna nell'accampamento e inizia a parlare con Asher, quando Asher viene colpito da una freccia, viene ammazzato e si trovano circondati da terrestri. I 100 potevano anche essere stati i primi esseri umani della colonia a mettere piede sulla Terra da 3 secoli, ma non erano soli. Qualcuno non se n'era mai andato. E finisce così questo scempio, che devo dire, col senno di poi, è il meno fastidioso dei 3, dei 4 cavolini. Perché alla fine, dai, rimane un po' contenuto il limonare, limonare, limonare. Dopo diventa assurdo. Ripeto, a me, quando ho letto questo libro, giuro che sembravano passati 5 giorni al massimo, proprio tirandola. E da quando erano arrivati a quando i terrestri erano, li avevano trovati. Invece, appunto, il secondo si chiama Day 21 e Day... vabbè, chi se ne frega, Day 21 mi piace di più. Io non ho idea di come lo abbiano fatto passare questo tempo, perché da una cosa all'altra, cioè, passa uno sputo, non lo so. Ditemi voi cosa ne pensate di questo libro, se almeno in parte vi ho divertito, se è stato noioso, cosa che in realtà avrebbe senso, visto quanto è noioso il libro. Noi ci vediamo al prossimo video, spero di farlo durare meno di un'ora. Vi ricordo di andare a guardare il link qui sotto, di seguirmi sugli altri social, di mettere un mi piace, commentare e condividere il video, iscrivervi al mio canale e non ci vediamo al prossimo video. Ciao!